finalmente abbiamo nuovo materiale e nuove puntate da creare. Oggi con molta probabilità ci dedicheremo alla costruzione di un potenziale recinto per le galline. Però, visto il modo a volte maniacale di Paradosso di voler costruire un terreno adatto, con molta probabilità, prima di costruire il recinto, dovremmo pareggiare il terreno in modo da creare una perfetta simmetria di spazio. E mi sa che ti serve altro terreno. Non credo che quello che è a disposizione sia sufficiente. E con molta probabilità sarebbe stato meglio prima di iniziare il gameplay che tutto si fa una tavola. Ah no, hai del terreno ancora da poter utilizzare, meglio così. Se non dobbiamo tagliare per tutto il periodo in cui andavi a scavare. Come vedete in lontananza ormai, quel boschetto che era là presente nelle prime puntate è completamente sparito. E indovinate che fine ha fatto? Ce lo siamo trasformato in legno. Una cosa è sicura. Quando Paradosso decide di darsi da fare per fare una cosa, ci mette l'anima. A proposito di anima, chissà che fine avrà fatto il youtuber che si chiama Anima, è da un po' che non lo vedo. Da solo un tempo. Fa sempre video con Surreal, Vegas, ormai hanno fatto i tre moschettieri, più D'Artagnan. È probabilmente Anima il D'Artagnan della situazione, visto che non... il trio Stepney, Vegas e Surreal a volte lo fa stare con loro. La musichetta di Minecraft che ti avvisa che le cose stanno per diventare più caotiche. Ogni volta che questa musica entra in relazione significa che il grado di difficoltà del gioco è aumentato di qualche unità. Un po' come quando in estrema la difficoltà è bloccata al massimo. Ok, questo è il recinto per le galline. Adesso mi sembra il caso che unendo i due recinti con un terzo recinto potremmo fare anche quello per pecore. Ora ha molto più senso del passato allevare pecore, perché non ti danno solo la lana, ma ti danno anche la carne. Quindi sono utili in un certo senso. E voilà, abbiamo fatto i recinti. Ora il problema è uno solo: trovare gli animali da metterci dentro. Se ci sta ancora quella pecora vicino al promontorio dove sta il crocifisso, ti consiglierei, prima che scompaiano, perché si allontana troppo scompaiono, se si allontanano troppo, prima che scompaia ti consiglierei di andarla a catturare. Domanda: hai un po' di grano? Sì, ce l'hai. Ok. Andiamo a prenderci la pecora. Ah no, è giusto, prima andiamo a prenderci le galline, che ce ne sta una là che si sta cioccolando
la passera, là ci sta la pecora. Ok, cominciamo con la pecora. Dai, andiamo a ingrottarci la pecora. Pecorella, vieni, dai, seguimi, seguimi. Brava, seguimi. Vieni, vieni, che possiamo tranquillamente portarti in un bel posto dove ti monteremo a dovere. Vieni, 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 corri, cammina, dai. Forza deficiente di una pecora, vieni, segui il grano. Vieni, vieni, vieni. Però sinceramente dovremmo trovare anche una compagna. Almeno una coppia ci serve. Poi dopo le faremo ingroppare tutte quante come delle cannate. E almeno una coppia. Poi incominceranno a scopare figlie con le madri, madri con i figli. Un po' come succede attualmente in Italia in molte situazioni. E avremo un gregge bello, grosso e prolifico. Ora andiamo a cercarci le galline. Quella sta ancora là a mare. Il grano ci vuole, non, cioè ci vuole i mini semi, non il grano. Forza bella? Vedi? Aiuta Sasha a uscire dall'acqua. Ecco. Vieni piccola. Mi raccomando signora, mi segua. Signora, venga qui, brava. Non correre troppo, sennò si perde l'attenzione. Ok, abbiamo la gallinella. Adesso ce ne serve un'altra. Fatti un giro e vedi se riesci a trovare qualche gallinella contorno. Deve essere. E che culo, un uovo subito e pulcino. Questo basta che aspettiamo domani che cresce e madre e figlia creeranno la nuova dinastia. E la pecora? Perché hai preso questo legno? Che vuoi fare? Cioè, questa pietra. Hai fatto i mezzi blocchi di pietra. Che ti servono? Ah, è vero. Vuoi fare un miglioramento al tuo porticato. Sì, un piccolo sentiero di pietra per poter dare un tono di bellezza a questo posto. Mi chiedo perché a molte persone non piace la Sfax come texture pack. È così gradevole. Se ti piacciono i cartoni animati. Fratello bastardo, a paradosso, ti sto avvisando che il sole sta tramontando e visto che tu sei vestito a rimanere di notte, forse ti converrebbe andartene a dormire. Sinceramente queste puntate sono, per come la vedo io, un po' noiose. Forse sarebbe il caso di andarci un po' in miniera nei prossimi giorni per poter... Già ti sei scocciato del recinto di legno e te lo vuoi fare di pietra? Beh, penso che sia un'idea non troppo negativa. Così almeno è più resistente. Il problema è che ci sta questo spazio vuoto e gli zombie possono passare, quindi è meglio che metti la pietra e così. Magari lo sistemiamo meglio in futuro quando avremo molto più tecnico per costruirci un muretto più fisco. Ah, vuoi fare anche l'arco? Bene. Te lo sei fatto in faccia l'arco. Non capisco perché questa serie l'hai chiamata Relax.
mi sto facendo due coglioni grossi come il Monte Everest. Come vedete, quando posso ho operato un taglio, ringraziando il cielo. E siamo qui perché con questi mezzi blocchi evidentemente Paradosso vuole finalmente completare in modo definitivo il pontile. Allora, devi aggiungere. Perché hai aperto? Vuoi prolungarlo un fallo? Oh no! E non sapevo che alla fine lo facevi anche a mare sto cazzo di crocifisso. Benvenuti nelle puntate di Paradosso dove i crocifissi sono all'ordine del giorno. Possono essere dal basso verso l'alto, oppure possono essere in piano. A furia di fare tutti questi crocifissi, secondo me farai girare le palle a qualcuno che è islamico, ortodosso, o altre religioni. Anche se sinceramente, se qualcuno si lamenta che tu fai delle figure a forma di crocifisso e sono di etnia diversa dalla nostra, io posso dire che se loro se noi facciamo dei crocifissi e tu e a loro non piacciono, l'unica risposta che posso io da ateo dare a queste persone: me ne fotte un cazzo. Queste puntate che sono così noiose. Che era quella cosa che scomparse lontananza? Ah, finalmente hai capito che se non vuoi finire che dobbiamo, lo pareggi, meno male. Hai intenzione di pareggiare anche il di dietro? Perché hai... Scusa, mi vuoi mettere a corrente dei tuoi progetti, così perlomeno non sembro un ebete quanto parlo? Allora, il pontile sull'acqua è pronto. Abbiamo abbastanza cancelli per chiudere le due estremità, perché tanto lo stesso gli zombie non potrebbero salire. Ora devi mettere solamente le torce. E mettene parecchio perché non vorrei che qualche coglione spolasse proprio sulla... Abbiamo operato un secondo taglio e abbiamo ridefinito in modo molto corretto il pontile. E soprattutto ci siamo andati a procurare queste belle foglie. Vi chiederete a che servono queste foglie. Molto semplice. Queste ninfee permettono a Paradosso di camminare sull'acqua, come il suo supereroe preferito, e cioè Gesù. Mi spieghi quando cazzo la vuoi fare lunga questa questa autostrada di ninfee? Vabbè, io penso che la puntata sia durata anche abbastanza. Il nostro novello Gesù sta camminando sulle acque, per cui io vi dico con molta gentilezza, alla prossima puntata ragazzi. Se vi piace, iscrivetevi al canale, mettete un like e supportateci. Se non vi piace, mettete dislike e per quanto mi riguarda potete tranquillamente andare a pagare. Ok? Ciao ciao ragazzi!